Buongiorno a tutti quanti, Francesco Marzulli sull'IREA, siamo una società di progettazione di Bari, quindi siamo fondamentalmente colleghi. Non vi annoierò, diciamo, troppo durante la mia presentazione, perché fondamentalmente farei una carrellata di argomenti relativamente a quello che riguarda tutto il mondo degli uffici per cui siamo specializzati negli ultimi anni, specialmente la progettazione di alcune filiali bancarie per alcuni gruppi nazionali. Allora, noi siamo studio di architettura e di progettazione, questi sono alcuni, diciamo, lavori che spaziano dagli appalti pubblici al restauro, alla pianificazione, diciamo, territoriale, concorsi di progettazione, filiali bancarie, come accennavo, diciamo, prima, e progettazione di interni e con alcune, diciamo, incursioni nella ricerca, diciamo, e design. Allora, fondamentalmente tratteremo diciamo, gli argomenti relativi appunto agli uffici per argomenti partendo dal appunto dal grande evento, quello che c'è stato, diciamo, il Covid, che ha cambiato del tutto la percezione ovviamente dei luoghi di lavoro. Per poi, diciamo, trattare, posso dire, un tema amicale, ovvero quello dell'organizzazione dei luoghi di lavoro, trattando, diciamo, specificatamente alcuni argomenti e poi concludendo con un altro tema a noi caro, ovvero quello del Genius Loci, affinché, diciamo, si riesca a fare una progettazione che possa essere, diciamo, legata in qualche maniera anche al territorio, alle usanze, ai materiali di ogni luogo che sono diversi, diciamo, uno dall'altro. Queste sono, diciamo, delle immagini che rappresentano alcuni spazi di lavoro e anche, diciamo, le attività che si svolgevano prima, diciamo, del Covid, quindi una grande presenza contemporanea di tante persone, postazioni di lavoro fisse e individuali, ognuno aveva il suo posto, con la sua scrivania e magari, diciamo, ci manteneva anche la documentazione sempre nello stesso posto, senza possibilità, diciamo, di scambi. Un design molto formale e gerarchico, ovvero presenza di uffici privati per i dirigenti che erano, diciamo, lontani, separati dalle aree open space dove lavoravano gli altri dipendenti, e utilizzo di tecnologie tradizionali dove si utilizzavano ancora tanto le stampanti, gli scanner, supporti cartacei. Con il Covid, queste sono delle immagini, diciamo, emblematiche, diciamo, che abbiamo visto durante il Covid, luoghi di lavoro così impostati in questa maniera, diciamo, vuoti, sedi che erano di fatto non utilizzate. Tanto è vero che, diciamo, tutta questa situazione ha indotto molte aziende a livello internazionale, perché questo evento poi ha riguardato, diciamo, tutto il mondo, ad adottare, diciamo, nuove politiche del lavoro e nuove modalità che hanno ovviamente incluso non solo modifiche proprio agli spazi fisici per riconvertire, diciamo, gli ambienti di lavoro alle nuove esigenze, ma anche con modalità operative diverse, come potevano essere appunto la possibilità di lavorare da remoto. Aggiungo che questa, diciamo, io la vista, la interpreto come comunque una rivoluzione tecnologico-digitale positiva per quanto riguarda l'Italia, perché mentre, diciamo, all'estero questa esperienza e la possibilità di lavorare in remoto era, diciamo, da tanto tempo attuata, specialmente nelle grandi capitali internazionali, diciamo, del lavoro, della finanza, come poteva essere, diciamo, Londra, New York, e altro. In Italia questo non era proprio concepito nella gente, diciamo, comune. Invece, diciamo, ecco, se vogliamo trovare dei risvolti positivi all'evento, diciamo, Covid, è semplicemente che ha permesso di dare proprio agli italiani, dalla casalinga al, diciamo, al pensionato, una forte spinta, diciamo, in avanti verso la digitalizzazione, l'utilizzo del computer, l'utilizzo delle connessioni, diciamo, remote. Banalmente, noi anche nella nostra attività abbiamo, diciamo, avuto questo riscontro. Quando una persona si è abituata a fare le riunioni di condominio online a distanza, nella stessa, diciamo, maniera può pensare di affidare dei progetti a dei professionisti che non sono esattamente sotto, diciamo, casa, ma anche addirittura in un'altra città o in un'altra regione, perché ci si è, diciamo, si è presa familiarità con le modalità, diciamo, di lavoro remoto. Poi ovviamente il contatto fisico, la presenza serve, ma, diciamo, diventa più limitata rispetto
al periodo diciamo Covid. Quindi da questa esperienza, che è stata, ripeto, negativa per tanti aspetti, però ha indotto delle nuove modalità, ovvero la possibilità di lavorare da qualsiasi parte, anche da casa, come è capitato a tutti noi. Questo fondamentalmente ha fatto sì che sia avviato questo nuovo concetto del lavoro nomade, ovvero lavorare in qualsiasi posto, anche spostandosi. Quindi utilizzando ovviamente la tecnologia, creando, come posso dire, delle connessioni tramite networking e comunque relazioni diverse, relazioni comunicative diverse, e comunque avendo il vantaggio di avere una grande flessibilità e autonomia. Quindi si sono ulteriormente sviluppati degli spazi di co-working, perché ad esempio molte realtà professionali, non potendo utilizzare la propria sede fisica, anche banalmente per restrizioni alla mobilità, non aveva senso per avere bloccate, chiuse, vuote delle sedi, uffici in città. Allora si è adottata delle modalità più temporanee, più flessibili, come potevano essere quelle del co-working, oppure nell'ambito degli uffici che sono rimasti, piuttosto che avere le postazioni individuali, come avevo detto prima, si sono adottate soluzioni come l'hot desking, ovvero la scrivania condivisa, che poteva essere utilizzata a rotazione, a turno, da più persone, e abbattendo poi la gerarchia tra il dipendente e il dirigente, che hanno luoghi di lavoro separati, segregati. Oltre al fatto che hanno preso molta più importanza, ancora più di prima, la possibilità di avere degli spazi multifunzione che potessero in qualche maniera anche avere conformazioni diverse a seconda di come si mettevano gli arredi. Recentemente, ad esempio, per alcune progettazioni che abbiamo seguito per NSIAG, loro hanno nello standard proprio dei loro uffici la possibilità, la necessità di avere all'interno delle loro sedi dei grandi, loro che chiamano big storage, comunque dei grandi ripostigli, più che delle stanze vere e proprie, non sono ripostigli, di almeno 9-10 metri quadri, che addirittura servono per spostare del mobilio, degli arredi, delle scrivanie da una grande stanza multifunzione. Tengono appunto queste attrezzature, queste arredi, forniture all'interno di questo magazzino, e quando serve allestire lo spazio multifunzionale vengono presi tutti questi elementi di arredo e proprio fisicamente spostati. Quindi ad esempio una sala come questa, che è utilizzata come conferenze, può essere utilizzata anche come sala riunioni, però anche come una sala per un piccolo ricevimento, anche con un banchetto e un catering. A questo riferivamo un secondo. Ok, quindi di conseguenza appunto approfondiamo per immagini soprattutto questi concetti che abbiamo poco fa espresso, e quindi fondamentalmente gli spazi di co-working, che sono appunto spazi di lavoro condivisi, utilizzabili da diversi dipendenti contemporaneamente. Ci sono delle immagini che illustrano delle situazioni anche con diverse dimensioni, proprio l'abbiamo fatto apposta, grande ambiente di ampiezza piuttosto che spazi più ristretti, dove si vede sempre, c'è sempre anche la presenza di divani, sedute, comunque piccoli luoghi di aggregazione, di incontro. Le postazioni condivise, appunto l'hot desking, che quindi permettono ai dipendenti di utilizzare i posti di lavoro in maniera flessibile, senza avere sempre scrivanie assegnate, e quindi avere anche un maggiore dinamismo. Non so, per noi ad esempio lavoriamo in architetti in genere, tutti noi professionisti, magari lavoriamo per tante ore consecutive, e quindi a volte ci serve anche avere proprio un benessere psicofisico nel spostarsi dalla solita postazione, magari contro il muro piuttosto che al lato finestra, per trovare temporaneamente una soluzione, una posizione diversa, una visuale diversa, anche per variare.
spazi multifunzionali, appunto quello che dicevo prima io, facendo l'esempio di NSIAC, così come tante altre diciamo, società, quindi posso dire spazi che possono essere riconfigurati velocemente per creare diciamo, nuove attività e nuove dinamiche lavorative. Ovviamente la trasformazione degli spazi diciamo, di lavoro, oltre ovviamente importante ovviamente diciamo, far sì che si sia connessi, quindi importantissimo il ruolo della una connettività diciamo affidabile, che quindi include reti wifi ad alta velocità, strumenti di collaborazione online diciamo per fare delle conferenze, oppure diciamo software gestionali che permettono di condividere dei progetti diciamo a distanza, così come soluzioni cloud che permettono quindi anche non essendo presenti fisicamente sul posto cioè nell'ufficio di condividere e avere accesso ai dati ovunque ci si trovi. Ovviamente si è implementata ulteriormente il concetto diciamo, dell'economia delle postazioni diciamo, di lavoro, permettendo quindi diciamo, ai dipendenti di avere insomma, le sedute che devono avere diciamo, queste caratteristiche, quelle che sono soprattutto descritte diciamo, nel grafico illustrativo. Aggiungo per il nostro caso, che utilizziamo molto i software grafici, anche la possibilità magari di avere proprio degli strumenti idonei come diciamo, il mouse verticale che evita diciamo, le tendinite che ci attanagliano diciamo, con frequenza. Abbiamo portato questo esempio che è veramente interessante, che è stato sviluppato dagli architetti di Mugart & Co., che sono fondamentalmente insieme ai consulenti di EPIS, sono società che si occupano di salute e benessere sui luoghi di lavoro. Loro hanno sviluppato un progetto grafico insieme ad un'illustratrice, abbiamo portato perché facendo delle ricerche abbiamo trovato una cosa diciamo, interessante, ovvero hanno sviluppato questo The New Workplace, ovvero un manifesto per stimolare la riflessione sulle buone pratiche e gli accorgimenti da adottare per la progettazione di spazi di ufficio, questo diciamo dopo appunto l'evento diciamo Covid, e quindi queste proposte sono basate fondamentalmente sui parametri dell'Italy and Happy, cioè diciamo stare bene ed essere diciamo anche felici, dove quindi la salute fisica e mentale sono al servizio della prestazione lavorativa e che diciamo è sempre vista sempre più come un'esperienza diciamo che possa anche essere diciamo piacevole, non solo un obbligo diciamo un impegno lavorativo. Questi sono dei diciamo grafici delle illustrazioni appunto nate da questo lavoro condiviso tra progettisti e illustratrice, quindi che fondamentalmente illustrano l'importanza del comfort visivo, della flessibilità diciamo dell'arredamento, la personalizzazione delle scrivanie, la possibilità e la flessibilità di scegliere dove lavorare, se da casa o in ufficio, l'utilizzo diciamo di materiali fonoassorbenti per comunque garantire anche un comfort acustico durante diciamo le attività di lavoro, la flessibilità e la varietà degli spazi a cui accennavamo diciamo prima. Nelle immagini che diciamo, vedete abbiamo diciamo, riportato l'esempio degli uffici Pixar e in particolare diciamo, l'esperienza di valorizzazione degli uffici intrapresa da Steve Jobs, quando ha progettato appunto i luoghi di lavoro in cui operano i suoi dipendenti, ovvero la creazione di grandi open space in cui ci sono sale riunioni, bar, bagni, affinché diciamo, le persone possano interagire e integrarsi. In alcuni uffici di Milano, cito diciamo, per esperienza magari quelli di Zurich, ci sono all'interno degli uffici, in un'area diciamo, apposita, delle palestre, sale massaggi, un centro benessere a disposizione diciamo, dei dipendenti, che quindi con conseguenti spogliatoi, docce, come se uno diciamo, fondamentalmente andasse in palestra in un altro diciamo, luogo, i dipendenti di Zurich a Milano hanno anche diciamo, all'interno degli uffici il centro benessere. Quindi ad esempio il interessante diciamo, in questo progetto è anche tutto quello che riguardava l'accessibilità nella parte esterna, ovvero la presenza di una grande piazza centrale coperta, quindi fruibile in qualsiasi momento dell'anno, anche diciamo, in caso di condizioni meteorologiche avverse, che nella diciamo, distribuzione dei percorsi
era organizzata proprio per far sì che tutti i percorsi fossero, convogliassero verso questo posto e quindi che questo ambiente si conformasse proprio come una piazza, seppur diciamo con delle dinamiche, diciamo, delle estetica, diciamo, diversa dal concetto del diciamo, classico della nostra piazza, però fondamentalmente questo era, diciamo, realizzato, progettato per far sì che ci fosse proprio un incontro tra i dipendenti anche, diciamo, in situazioni esterne, diciamo, a quelle dell'attività lavorativa propria. Infatti, appunto, abbiamo ricordato questa fase, il nostro posto di lavoro ideale, un luogo in cui creare, concentrarsi, incontrarsi, imparare, condividere, essere ispirati e sentirsi bene. Uno spazio che ha mobili ben progettati, realizzati con materiali naturali e sostenibili, che ha molta luce naturale, piante, spazi dinamici, una grande mensa, una biblioteca ben fornita. Abbiamo, diciamo, velocemente quindi approfondito gli aspetti di umanizzazione degli ambienti di lavoro che passano attraverso, diciamo, l'attenzione a questi sei aspetti che abbiamo condensato, diciamo, nel design di qualità, nell'ergonomia, nel comfort luminoso, nel comfort acustico, nei materiali naturali e nella biofilia, a cui noi poi personalmente abbiamo aggiunto un concetto a noi caro, quello del genus logica, che approfondiremo la successiva parte, che consiste, diciamo, non solo nell'umanizzare, ma anche, diciamo, dare un'identità territoriale al posto in cui, diciamo, si lavora, per evitare che l'ambiente ufficio a Bari sia identico a quello di New York, Dubai e, diciamo, Londra. Quindi, per quanto riguarda, diciamo, l'universal design, che ovviamente è la progettazione che permette anche alle persone che hanno una disabilità di poter usufruire ugualmente degli spazi di lavoro, appunto abbiamo messo un'immagine rappresentativa, però i principi su cui si fonda sono l'equità, la flessibilità, l'intuitività, la semplicità e le dimensioni di spazi adeguati. L'ergonomia passa diciamo, nell'ambito, diciamo, appunto, che riguarda gli uffici, diciamo, passa ad esempio nella possibilità di personalizzare anche le altezze dei desk in base alle nostre proprie dimensioni, diciamo, fisiche, quindi magari anche in un ufficio dove ci sono le postazioni condivise, poi, diciamo, ci sarà qualche situazione in cui ci sono postazioni individuali, allora magari, diciamo, più fisse, e quindi magari l'utente può proprio adeguare, diciamo, l'altezza del desk alle proprie dimensioni corporee. Oltre all'esempio che appunto facevo prima del mouse, diciamo, verticale, che, diciamo, specialmente nella nostra professione sarebbe consigliato, diciamo, sempre. Quindi sedie ergonomiche che permettano di essere, diciamo, regolate, di avere un supporto lombare, di avere una buona profondità del sedile, scrivanie che abbiano un'altezza regolabile e uno spazio sufficiente in maniera da non ingombrare, come posso dire, a volte abbiamo scrivanie piccole e non abbiamo lo spazio per poter, diciamo, utilizzare il mouse, e quindi siamo costretti a fare dei movimenti, come posso dire, che poi dopo aver lavorato qualche ora, diciamo, hanno, diciamo, degli effetti ovviamente non negativi. Il monitor ovviamente è posizionato a determinata, diciamo, altezza con un angolo di visione, e poi aggiungo anche una posizione dove c'è un buon comfort, diciamo, luminoso. Stessa cosa per quanto riguarda, appunto, la tastiera e il mouse con l'utilizzo di dispositivi ergonomici e magari, diciamo, la possibilità anche di avere dei supporti per il laptop che alzano il piano, diciamo, la linea di visuale, oltre al fatto di poter pianificare bene gli spazi e quindi avere non solo, diciamo, delle postazioni dove ci si può muovere liberamente, ma anche, dico, delle aree di riposo dove poter ogni tanto fermarsi e, diciamo, sostare in una posizione diversa prima di riprendere, diciamo, a lavorare. Queste sono invece delle immagini riferite, diciamo, al comfort, diciamo, luminoso, che fondamentalmente, oltre a una buona, diciamo, disposizione, cioè, che consiste ovviamente nel tenere in grande considerazione, uno, la luce naturale, però anche a fornire in determinate, diciamo, maniere delle corpi illuminanti che siano, diciamo, direzionati direttamente al di sopra
del desk in cui diciamo si lavora, perché molto spesso ci sono situazioni ancora che comportano la luce alle spalle, piuttosto diciamo situazioni che favoriscono l'ombreggiamento piuttosto che la diciamo piena luminosità dell'ambiente di lavoro, anche con diciamo gradi di illuminazione diversa a seconda diciamo della necessità. Intanto è vero che appunto è molto importante il concetto di qualità della luce, che fondamentalmente diciamo è misurata in Kelvin tra i 5.000 e i 6.500, questo diciamo per attività particolari appunto che richiede concentrazione. E importante anche diciamo la resa cromatica affinché diciamo specialmente per noi che ci occupiamo di grafica tutti i colori possano anche essere percepiti in maniera diciamo idonea. E l'intensità luminosa, che come accennavo prima, deve essere differenziata a seconda che si tratti di luce diffusa o luce puntuale direttamente diciamo sulla postazione di lavoro, e soprattutto anche la possibilità di avere una massimizzazione dell'uso della luce naturale e quindi in qualche maniera un equilibrio tra la luce naturale e quella artificiale, anche per far sì che non ci sia, come dire, questa grande differenza, specialmente diciamo in periodi invernali, quando diciamo il sole si tramonta prima, una grande differenza tra la luce diciamo naturale a cui noi qui al sud siamo abituati rispetto diciamo a quella artificiale. Sempre nell'ambito dell'umanizzazione dei posti di lavoro rientra anche diciamo, l'ottimizzazione del comfort acustico attraverso ovviamente misure di riduzione del rumore di fondo, misure di isolamento acustico e controlli diciamo, del riverbero. Poi faremo vedere degli esempi, ma in particolare diciamo, queste sono soluzioni semplici che possono magari diciamo, prevedere, nel caso di un pavimento a posa flottante, l'inserimento nello strato sottostante di un tappetino acustico con l'assorbente, piuttosto che diciamo la soluzione classica di controsoffittare con dei pannelli fonoassorbenti, piuttosto diciamo che prevedere degli spazi, dei box, li chiamano diciamo phone booth appositi, che permettono nel momento in cui si lavora in un ambiente di lavoro condiviso, quando si ha la necessità di fare una telefonata diciamo privata o comunque isolarsi per non sentire diciamo nessun rumore diciamo, esterno, avere degli spazi per cui ci si entra e per la durata della conversazione uno può parlare magari anche ad alta voce senza disturbare gli altri colleghi. Per quanto riguarda diciamo ovviamente gli aspetti di umanizzazione, importante è l'ergonomizzazione, l'ergonomia visiva l'abbiamo diciamo chiamata, comunque fondamentalmente che la facilità con cui l'occhio umano può distinguere e lavorare con i colori senza affaticarsi, per cui diciamo si preferiscono colori diciamo naturali, chiari, color pastello, che mantengono l'equilibrio e non presentano colori troppo accesi che possono fondamentalmente distrarre o innervosire diciamo a lungo tempo. Il design biofilic, ovvero diciamo un altro aspetto dell'organizzazione degli ambienti di lavoro, è l'integrazione di elementi naturali nell'arredamento degli uffici, come piante, materiali organici, luce naturale, che permettono quindi di creare un ambiente più rigenerante e connettersi con la natura, migliorando il benessere e la produttività dei dipendenti. In particolare poi vi faremo vedere degli esempi dove non solo diciamo, in alcuni uffici viene utilizzata fisicamente la pianta, ovviamente vera, non diciamo plastica, come diciamo, si vede ancora da qualche parte, come diciamo moda degli anni 80. Però ci sono diciamo, addirittura alcuni designer che, pur realizzando con materiali artificiali degli elementi di arredo, si sono ispirati alla natura, diciamo, come un richiamo estetico visivo. Infatti, vi avevo portato alcuni esempi che diciamo ci hanno un po' colpito, ovvero delle pavimentazioni interne modulari ispirate alla natura, che richiamano l'aspetto e la sensazione del muschio, ricreando elementi naturali negli spazi di lavoro, oppure l'Umami Lounge System, progettato per creare spazi lounge informali e accoglienti, che fondamentalmente è ispirato alla natura con materiali e colori che richiamano elementi naturali come il legno e la pietra, piuttosto che
la Fenna di Vaux progettata per offrire appunto un supporto dinamico ergonomico e prende ispirazione dalla flessibilità della struttura del fogliame. E poi l'ultimo diciamo, esempio è la sedia Vegetal Chair di Vitra, realizzata in poliamide, quindi un materiale diciamo, artificiale, però posso dire, è un'interpretazione diciamo, biofilica nel design degli arredi per ufficio. Questo diciamo, è l'aspetto per noi diciamo, anche più importante che cerchiamo sempre di approfondire, ovvero il concetto di genus loci, ovvero la possibilità, il termine appunto, si riferisce all'essenza unica di un luogo, alla sua atmosfera, alla sua identità, diciamo, territoriale, aggiungo anche umana. Pertanto, integrare il genus loci in una progettazione degli spazi di lavoro significa prendere in considerazione le caratteristiche specifiche e uniche del contesto locale per creare ambienti che siano non solo funzionali, ma anche armoniosi e ispiranti. In particolare, dove vedete a destra, mi fa piacere rivederlo perché è una cosa che avevamo creato davvero tanti anni fa come diciamo, studio, però rappresentava in qualche maniera, diciamo, era un logo che voleva rappresentare che nel mondo, diciamo, in base ai colori, di skyline, forse non si vede bene nell'immagine, però ci sono due linee, diciamo. La prima linea è lo skyline tradizionale che ci può essere in una città italiana piuttosto che in una città, diciamo, indiana. E poi invece sullo sfondo ci sono gli skyline che sono sempre uguali, identici, sia se si va a Dubai, sia se si va in alcune parti di Milano, sia se si va a Londra. Quindi fondamentalmente il nostro diciamo, obiettivo era diciamo, cercare, non ovviamente di imitare lo stile antico e tradizionale, però comunque diciamo, prendere ispirazione dai concetti che hanno i principi che hanno ispirato le nostre costruzioni tradizionali. Per cui, come diciamo, applicato il genus loci nella progettazione degli ambienti degli uffici? Esempio, rispettare il contesto storico e culturale, quindi avere diciamo, la progettazione in ufficio deve rispettare il genus loci, quindi tenere conto della storia culturale del luogo. Ad esempio, in una città storica gli elementi architettonici tradizionali possono essere integrati nel design moderno, creando diciamo, un connubio di design estetico e creando un collegamento tra passato e presente. Oppure utilizzare i materiali di costruzione locali, che diciamo, una pratica che permette non solo di supportare l'economia locale, quindi essere sostenibili da quel punto di vista, ma anche creare una connessione diciamo, con l'ambiente circostante. Quindi diciamo, questo può includere l'utilizzo di pietra, legno o altre risorse naturali tipiche della regione in cui si sta diciamo, operando. Incorporare elementi del paesaggio naturale circostante come la vegetazione locale, la topografia, le vedute panoramiche, ovvero tutte cose che possono migliorare l'estetica e il benessere degli occupanti e soprattutto tenere conto poi del clima locale e quindi diciamo, rispondere specificatamente alle condizioni climatiche locali per massimizzare il comfort e l'efficienza energetica. Faccio un esempio così per situazioni di recenti. Uno dà per scontato magari che in un ufficio ci deve essere, diciamo, le finestre devono essere tutte quante chiuse senza possibilità di oggi aprirle e quindi fondamentalmente uno in un impianto di climatizzazione prevede il recupero del calore, ma quello ovviamente è una cosa che uno deve fare assolutamente se sta a Londra o a Oslo, però diciamo in contesti come diciamo, il nostro uno potrebbe anche diciamo, prevedere un ricambio d'aria manuale che permette anche diciamo, al singolo dipendente, lavoratore, quando vuole, di affacciarsi alla finestra e magari ovviamente con meccanismo a basis di sicurezza garantire la stessa, come posso dire, prestazione che invece sarebbe stata data diciamo, dall'impianto meccanico. È ovvio che alcune diciamo, soluzioni non possono essere applicate in contesti estremi come Dubai o Oslo, però diciamo, quando parliamo di adattamento al clima locale ci riferiamo esattamente diciamo, a questo, mentre quindi abbandonare questo concetto di standardizzazione anche nella progettazione degli impianti che valgono diciamo, per qualsiasi diciamo, situazione. E abbiamo sinceramente recentemente apprezzato anche alcune situazioni, ad esempio la stessa Zurich che a Milano ha diciamo, una tipologia di impianto in altre situazioni
tipo nel meridione, preferisce, diciamo, condividere la possibilità di avere, ad esempio, l'esempio che facevo prima, utilizzo, cioè, fare il cambio d'aria in una stanza dell'ambiente di lavoro, semplicemente aprendo, diciamo, la finestra, dove è possibile, ovviamente. Un secondo. Qua non è colpa mia, si è bloccato. Ok, ci sono. Perfetto. Quindi fondamentalmente, diciamo, noi pensiamo che un ufficio dovrebbe riflettere, cioè io ho un ufficio però con ogni ambiente, diciamo, progettato, dovrebbe riflettere l'identità unica dell'azienda e del luogo in cui si trova, e questo può essere ottenuto appunto attraverso il design degli interni che incorpora anche, diciamo, elementi di arte locale, colori tipici della regione e simboli culturali, oppure coinvolgere in qualche maniera la comunità, diciamo, locale o nel processo proprio di progettazione, dipendente dal tipo di ambiente di lavoro che si sta costruendo in quel momento. Però voglio dire, rispondere, diciamo, alle esigenze locali può migliorare l'accettazione e integrazione dell'edificio, dell'azienda, nello stesso tessuto, diciamo, urbano. Questo portiamo degli esempi, diciamo, proprio l'abbiamo fatto, diciamo, per far capire quanto ci crediamo in questa cosa. Il nostro ufficio, diciamo, a Bari sembra una casa, ma, diciamo, volontariamente, perché dopo, diciamo, un lungo periodo durante il Covid in cui ci siamo abituati a lavorare a casa, noi, diciamo, ci siamo resi conto come era, diciamo, piacevole farlo, soprattutto quando abbiamo, diciamo, orari di lavoro continuato, noi avevamo necessità di stare in un ambiente, diciamo, in cui ci sentiamo davvero a casa e con un clima familiare. Poi noi abbiamo, diciamo, la fortuna di essere una piccola azienda fatta da professionisti che prima di essere, diciamo, colleghi sono amici. Quindi l'aspetto, diciamo, umano per noi è importantissimo, e quindi anche la possibilità di condividere, diciamo, una pausa pranzo nello stesso ambiente, fermandoci e cucinando nella cucina, diciamo, collegata, e fare una pausa, diciamo, sul terrazzo, diciamo, vista mare, per noi questo è un aspetto importante che ci permette anche proprio di staccare dalla, diciamo, dalla routine del lavoro e condividere, diciamo, esperienze che non sono solo di tipo, diciamo, lavorativo. Quindi fondamentalmente questo esempio abbiamo portato, diciamo, riportandoci a James Loci, recupero di una pavimentazione originaria degli anni 50 che abbiamo scoperto che era stata fatta da un'azienda che produceva cementine di proprietà, dello stesso proprietario dell'immobile, che quindi si è fatto realizzare queste cose uniche su misura per casa propria, utilizzare, diciamo, degli arredi dove, diciamo, abbiamo ci siamo fatti fare delle cose su misura, e quindi piuttosto che il solito opere di ispirazione, diciamo, nordica, abbiamo utilizzato solo unicamente legno vivo massello, tra l'altro proveniente anche, diciamo, da alcuni, diciamo, legni che erano stati recuperati dall'abbattimento degli alberi della Xylella. Quindi, come dicevo prima, anche la presenza di una cucina per garantire un momento di pausa durante la giornata lavorativa, oltre che avere esterne per godere, diciamo, insieme, voglio dire, delle possibilità. Anche quando ci siamo, diciamo, rapportati a uffici di banche, quindi la cosa, diciamo, che uno può immaginare più, posso dire, seria e distante, diciamo, da quello che abbiamo detto, diciamo, prima, abbiamo cercato sempre di dare questo, diciamo, contributo. Questa è anche la sede del BCC a Camuggia, a Bari, in via Dante, angolo via Roberto da Bari, e anche qui abbiamo cercato, diciamo, di creare un ambiente accogliente, caldo, con elementi naturali come alcune pareti vegetali, e poi approfittando, diciamo, di una situazione particolare, abbiamo, diciamo, approfittato per valorizzare un elemento architettonico preesistente come quello di una scala, creando, diciamo, uno specchio d'acqua che, dove c'è anche uno zampillo d'acqua che crea un rumore, un gorgoglio che dà, diciamo, benessere, diciamo, acustico e psicofisico, e prediligendo materiali
mondiali che fossero la pietra bianca, quella, diciamo, la pietra, la nostra pietra locale, diciamo, quella di Trani, la Regina e il legno. Sì, volevo facilmente far vedere qualche immagine, niente di più. Questo è lo specchio d'acqua a cui ci riferivamo. Altro esempio, filiale Crede nel PD a Bari, in corso Cavour, diciamo, all'Andore Petruzzelli. Allora, Crede è ovviamente un gruppo che nasce a Reggio Emilia, ha uno standard rispetto ad altre banche davvero ortodosso, bisogna utilizzare quel colore, quel tipo di pavimentazione, quel tipo, diciamo, di situazione. Hanno ovviamente le loro dinamiche, il loro standard anche per gli impianti, per i controsoffitti. È fondamentalmente difficile uscire da quelli, diciamo, schemi. In questo, diciamo, caso siamo riusciti, ad esempio, a far sì che gli ambienti, per cioè alcuni, non fossero tutti controsoffittati. Questo è un edificio anche vincolato dalla sovrintendenza, quindi siamo riusciti a portare, come posso dire, a fare quello che loro ci hanno richiesto, però mantenendo le caratteristiche delle nostre, diciamo, volte a padiglione, mantenendo la percezione, la visione degli stucchi, utilizzando al posto del loro pavimento gres grigio la nostra pietra, diciamo, locale, senza snaturare, come posso dire, comunque l'immagine coordinata della loro, diciamo, azienda. Quindi questi appunto sono, diciamo, dei particolari in cui rientrano alcuni progetti che abbiamo, diciamo, visto prima, compresa, diciamo, un'attenzione particolare agli aspetti di illuminazione non solo dell'ambiente ma anche, diciamo, della postazione di lavoro, oltre, diciamo, al comfort acustico che, siccome non poteva essere dato dalla presenza continua di controsoffitti, è stato in qualche maniera, diciamo, ricavato posizionando sulle pareti, diciamo, dei pannelli acustici e in altri punti strategici dei totem. Grazie dell'attenzione, lascio la parola al meglio.